capire ancora oggi, perché io già non ho capito le dimissioni del sindaco di Pandino, immaginatevi se capisco quelle di Erving, soprattutto se, come dice il sindaco, questo è stato il non plus ultra, no? È arrivato lui e ha risolto tutti i problemi, ma su questo lo trovate scritto, vi ho mandato i documenti, e i documenti sono la dimostrazione palese che Erving ha svolto un compitino che altri avevano sostanzialmente già avviato. Non mi dilungo molto su questo, per dirvi però che il sindaco deve davvero smetterla di far finta di non conoscere la verità, perché non esistono mai due verità o tre verità o quattro verità a seconda di chi racconta le cose. La verità a volte sta nell'oggettività delle cose, e le cose oggettive stanno scritte e ve le ho mandate. È una storia lunga, sapete come è nata SCS Servizi Locali. Nasce dalla famosa divisione del core business, del side business, per entrare in LGH. Si sapeva benissimo che per qualche anno SCS Servizi Locali avrebbe prodotto utili, perché aveva in pancia sostanzialmente la gestione del teleriscaldamento e aveva in pancia oltre 20 milioni di euro per fare le fognature, e che aveva avuto come affidamento diretto da parte del Lato. Alla fine queste operazioni non erano più possibili e Lato non poteva più affidare direttamente i lavori. A quel punto la struttura che all'inizio era concepita per fare queste cose evidentemente non poteva più farle, quindi nessuno ha inventato niente. Si sapeva che alla fine di questo percorso o i comuni soci decidevano di mettere a disposizione della società lavori per i loro comuni con tanto anche di danari, allora la società poteva anche stare in piedi, ma siccome i comuni hanno ritenuto che questa funzione SCS Servizi Locali non la dovesse più avere, hanno dato mandato affinché la società si ristrutturasse in modo corposo, ma era il preambolo sostanzialmente alla dismissione della società. Quindi cose assolutamente straconosciute, e basta andare a vedere negli atti che cosa Bonoldi scrive a Barbati quando era presidente, la risposta di Barbati che gli dice: presidente, implementeremo le cose che voi ci obbligate a fare su mandato dei soci e del CDA in questo modo. E la risposta di Bonoldi a Barbati è stata: ok, il tuo piano va bene. Quindi è partita un'operazione che Erwin ha semplicemente concluso. A gambentat niente. Dopodiché nessuno è qui a dire che Erwin non sia un bravo manager o chissà che cosa, ma siamo bravi tutti a gestire i compitini, anche perché gli uni e gli altri poi si fanno forza del personale che hanno a disposizione, perché non credono che vadano lì loro al mattino e si mettano a realizzare concretamente gli obiettivi. Quindi vorrei dire al sindaco che la pianti, soprattutto la pianti di rispondere attraverso Facebook, perché è una cosa che se a me non lo dicono gli amici neanche la posso vedere, giusto? Perché nei rapporti istituzionali credo che se il sindaco debba dire qualcosa a qualcuno lo faccia in modo pubblico e non attraverso Facebook, perché ritengo anche la cosa sostanzialmente molto scorretta. O meglio, può farlo anche attraverso Facebook, ma quello che fa attraverso Facebook lo riassume in un comunicato da dare alla stampa, in modo che la cosa, essendo pubblica, uno abbia poi anche il diritto di... il diritto di replica. Oppure, sai, io sulle partecipate non ho nessuna difficoltà a sfidare il sindaco in qualsiasi momento a qualunque dibattito pubblico, perché credo che il CDA di prima abbia agito bene, come non hanno agito male i CDA che hanno preceduto quello del centrodestra, fino al punto che le scelte strategiche erano state condivise in consiglio comunale da Forza Italia allora, perché se non c'erano i voti di Forza Italia l'operazione con LGH, con la maggioranza di sinistra di Ceravolo, non sarebbe peraltro passata. Quindi noi sappiamo quando ci assumiamo delle responsabilità, non ci convince mai quando qualcuno tenta di scappare dalle sue responsabilità, ma il nodo vero di questo sindaco è che, avendo fatto una campagna elettorale contro le partecipate, perché a partire dal calciotto con Barbati sembrava che questa cosa qui fosse non plus ultra, evidentemente adesso è in difficoltà, ed è talmente in difficoltà che sanno tutti come sarebbe chiunque, ma avendo lei esagerato e avendo voluto dare l'impressione che era un esperto, adesso sta anche spendendo troppi soldi in consulenze, no? Perché ha bisogno di qualcuno che evidentemente gli aggiusti il tiro, e nel secondo caso anche di qualche avvocato che gli sistemi la partita sul
sui rifiuti. E la seconda cosa è quella sui rifiuti, che è una cosa, io vi dico e chiedo alla stampa di non sottovalutarla, cioè lo dico perché ritengo che la cosa sia davvero una cosa molto, molto grave. Io spero sia stato un incidente di percorso, e come tutti gli incidenti di percorso basterebbe ammettere che è stato un incidente di percorso, e si ponga assolutamente rimedio alla cosa. Presupposto che i comuni si mettano tutti insieme perché ci possa essere un'unica gara, noi lo condividiamo. Si risparmiano soldi, si risparmiano... Che i comuni possano delegare qualcuno a mettere insieme il bando di gara e cose di questo genere sono cose che altrettanto condividiamo. Quello che non è possibile, non è accettabile, e la dichiarazione che ho letto stamattina ad esempio di Moro, che ha già il parere di un avvocato ma lo chiederanno anche ad altri avvocati, insomma vorrei dire, uno quando deve difendere una parte sceglie gli avvocati che vuole per dirgli trova mille ragioni per cui quello che abbiamo fatto non è poi una cosa così, così sbagliata. Ma l'errore grave è che questi comuni in assemblea, quindi non solo il comune di Crema, ma il comune di Crema è doppiamente colpevole, lo si capisce dopo, hanno dato mandato ad SCRP ad essere sostanzialmente la stazione appaltante di questa gara. Se non fosse che SCRP, ma anche il comune di Crema, non solo SCRP, perché in LGH c'è SCRP e comune di Crema, dentro insieme attraverso una società, ecco perché è doppiamente grave il comune di Crema nell'avere deliberato insieme agli altri soci di fare di SCRP la stazione appaltante, perché qui il conflitto di interessi è palese, l'opportunità non ve la lascio immaginare da soli, ma voglio dire, io do mandato ad SCRP di mettere in piedi una gara alla quale parteciperà LGH di cui io sono socio, cioè vorrei che fosse chiaro a tutti, io non so spiegarvelo con un esempio forse più banale, ma davvero è una cosa... È giocare in casa, no? Cioè, è giocare in casa! Chiedo solo appalto a chi poi manovro in pratica, perché essendo socio voglio dire di dottore di informazione. O quantomeno posso influenzare, o quando costruisco il bando lo costruisco pro domo nostra. Già, certo. Cioè voglio dire, cioè SCRP vuoi che essendo socio di LGH non aspiri che LGH vinca la gara? E LGH parteciperà con le sue consociate, solo che le controlla al 100%, ma se LGH fa partecipare delle sue consociate controllate al 100%, non cambia la sostanza perché comunque siamo partecipati. Allora, guardate che questa è una cosa grave e spero che si fermino, che ammettino, cioè noi chiediamo semplicemente che ammettano l'errore, perché è gravissimo. Io non so come questa cosa sia stata partorita, e guardate che la presenza di Soffiantini, l'ho anche scritto e quindi lo leggo, è un aggravante, non è il nodo centrale, perché voi sapete che la cosa peggiore è, peggiore, è solo un aggravante, che Soffiantini, che è il direttore di SCRP, è anche nel consiglio d'amministrazione di LGH. Cosa fa? Cioè come SCRP va da LGH... Oppure facciamo la cosa più normale che ci sta, quando c'è una gara uno che partecipa alla gara può chiedere alla stazione appaltante di incontrarsi per capire i contorni o vedere le carte, cioè ve lo immaginate LGH che chiede a SCRP come stazione appaltante di potersi incontrare, e quando va lì LGH non può andare con tutto il CDA perché dall'altra parte di SCRP c'è il direttore lì per SCRP prima e LGH dopo, possano venire in commissione di garanzia a dire come un'operazione di questo tipo può stare in piedi. Allora, io a questo punto, come Forza Italia, dico che a me interessa LGH, perché voglio che LGH possa partecipare pulitamente a questa gara, se io quando leggo che e posso anche augurarmi che vinca. Una conferenza stampa, questo è un altro discorso. Faccio una conferenza stampa pubblica perché vorrei davvero partecipare volentieri a questa conferenza stampa, noi lo faremo con la commissione di garanzia, ma io non so come, cioè su queste cose qui, uno ammetta l'errore,
Cioè a questo punto si tratta di difendere LGH nella sua opportunità di poter partecipare. Senza, questo porta quasi via LGH l'opportunità. Certo, di partecipare. Scusate, ma questo qui è conflitto di interessi. Certo. Non mettersi fuori, no? Deve essere fatto prima l'operazione. Se SCRP va avanti a fare la gara, LGH non può partecipare, perché in teoria dovrebbe escluderle immediatamente. Allora, siccome a me interessa che LGH possa fare come tutti gli altri la sua offerta, la sua gara, è evidente che qui devono tornare indietro. No, anche perché gli altri poi potremmo dire, scusate, ma l'avete fatto da soli, a questo punto qua non usiamo. Cioè, è chiaro che cioè, questo porta via un'opportunità di chiarezza nel momento in cui LGH fare le sue offerte e fare le sue cose. Perché lui dice, sì, avevo capito, tu le fate, ma è esatto. E scusatemi se ve lo dico, però potremmo dire a una cosa del genere, diceva mia figlia anche, credo. Sì, c'è quasi un odore di cartello, no? Su una cosa del genere. Ah, c'è un odore di cartello, no? Su una cosa del genere, è pericoloso, cioè creano solo dei problemi a LGH. Sì, perché poi il LGH non è che voglia, cioè, vuol fare la sua gara in modo pulito. Ah, certo che lo vuol fare in modo pulito, ha il know-how per vincere. Perché un altro che arriva a fare la sua gara dice, ma scusate un attimo, ma... Se voi siete soci è chiaro che vi siete scambiati delle informazioni, no? E per cui non è chiara la cosa, cioè diventa un tipo di discorso fatto un po' superficialmente, fatto male, impedendo quasi a qualcuno poi di fare la gara, che sarebbe anche quello che se vince tutti magari saremmo anche contenti, però qualcun altro potrebbe dire, vabbè, ma li avete fatti vincere, no? Cioè, ci sono dei cartelli.